su Radio.Sud. Su Radio.Sud, notizie musicali, curiosità, gossip, cinema. Ancora un appuntamento per viaggiare nel mondo della musica, sono le 11.11 qui su Radio.Sud, diamo il benvenuto a Manuela di Another Sunny Date. Manuela, buongiorno, ben trovata. Ciao, ciao Paola, buongiorno, buongiorno a tutti. Prima siamo stati a Milano con dei tuoi colleghi, ora invece siamo dove esattamente? Nella capitale, a Roma, bello. Con 40 gradi, non so se i colleghi hanno le stesse temperature, però insomma a Roma fa sì. Abbastanza caldo. A quanto pare, insomma, in tutta Italia la situazione al momento è questa, o comunque nella maggior parte della nostra penisola. E come si dice, frutti di stagione, vero Manuela? Sì, vabbè, ma va bene, io sono contenta, ah, sì. Io amo l'estate, quindi... insomma, ci sono sempre i pro e i contro per tutto. Manuela, parliamo di musica, anche con te parliamo di bella musica, questo progetto che nasce esattamente quando, Manuela? Allora, è un progetto che nasce subito dopo la pandemia, ovvero nasce tanti anni fa in realtà a Bali proprio come progetto ideale, sì. Poi è stato concretizzato effettivamente durante la pandemia nel 2020. Quindi diciamo nell'arco di poco tempo, breve tempo, insomma sono state fatte tante belle cose, quindi sono molto contenta. Prima di dare vita a questo progetto tu comunque hai sempre fatto musica. Sì. Sì, io ho sempre fatto musica, anche con mio fratello, avevo una band quando ero giovane, suonavamo qua nei locali di Roma, poi per varie vicissitudini ho vissuto tanti anni all'estero, un po' in Svizzera, un po' in Indonesia, a Bali, dove appunto è nato poi effettivamente il progetto, il nome nasce proprio da lì, sì. E poi sono tornata in Italia e ho comunque proseguito a scrivere, insomma a fare musica e all'epoca nel 2020 con Germana avevamo creato questo duo che poi è diventato ora... Il tuo personale progetto, sì. Esatto. Manuela, questo tuo viaggiare di nazione in nazione, come ha influenzato il tuo modo di fare musica? Beh, allora, io sono sempre nata e cresciuta con tanta musica internazionale, quindi ho sempre ascoltato musica straniera, tra virgolette, poco musica italiana. Sì. Sicuramente ha inciso tanto, soprattutto negli anni in cui ho vissuto in Indonesia, a Bali, ho vissuto per 3 anni e anche lì ho avuto molte influenze di musiche locali indonesiane che diciamo sono molto pop, ma sono anche molto rockettari. Io vengo un po' dal grunge, quindi da Nirvana, da tutta quella scia lì, quindi sicuramente ha influenzato, ma proprio perché poi fondamentalmente a me piace scrivere in inglese. Poi abbiamo creato questo progetto, è partito il progetto in italiano, adesso con questo nuovo singolo mi piacerebbe tornare un po' a quelle che sono un po' le mie influenze un pochino più internazionali. Natis, il tuo nuovo singolo appunto è il tuo primo brano da solista e quindi segna un nuovo punto di partenza nella tua carriera. Ma allora sì, diciamo di sì, l'ho proprio voluto segnare con la lingua inglese, anche se in realtà è un pezzo... diciamo che ho tenuto nel cassetto per tanti anni, sì. È uno dei tanti pezzi che ho scritto quando vivevo ancora a Bali e ho deciso di pubblicarlo adesso perché comunque era il periodo giusto per ripartire un po' con questo progetto e poi perché stavo vivendo una situazione molto simile all'epoca, quindi molto simile a quando effettivamente è stato scritto il pezzo. Sì. E quindi ho deciso di pubblicarlo e insomma andare avanti un po' in questa nuova strada alternativa e internazionale. Vedremo come andrà. Manuela, a livello personale, come si cambia facendo questo lavoro? A livello personale, sì, quali sono state le evoluzioni che ti ha permesso di fare la musica? Ma allora sì, a livello personale sicuramente tanto le esperienze influiscono anche su come scrivi, su quello che fai, sicuramente a livello musicale, a livello magari anche di emozioni, poi insomma la musica è un'emozione, quando certo. Uno scrive brani, i colleghi, tutti quelli insomma che scrivono sanno benissimo che si scrive tanto, soprattutto quando si vivono dei momenti forti, no? Certo. Quindi sicuramente il fatto di aver viaggiato, incontrato tante culture diverse, esatto. Bali per me comunque è un po' casa, nel senso che io sono metà italiana, metà indonesiana, quindi comunque all'epoca mi ero trasferita proprio perché volevo conoscere ancora di più le mie origini. Le tue origini, sì. Esatto, quindi questo sicuramente ha influito, ti apre tanto la mente, viaggiare è bello perché incontri tante persone e poi certo. Devo dire che non perché sono metà indonesiana
ma devo dire soprattutto i balinesi ti danno proprio un senso della vita che è particolare, che è speciale, perché loro nonostante tutto hanno sempre il sorriso, e quindi questo sicuramente ha influito tanto anche sul mio modo di vivere. Che bello. E quindi diciamo che un po' è stata questa esperienza balinese a insegnarti che anche dopo un temporale pazzesco risplenderà sempre il sole. Assolutamente sì, ma proprio perché è una cosa tipica di Bali o in generale comunque dei posti che vivono un po' i periodi monsonici, no? A Bali sì. C'è il periodo dei monsoni da ottobre fino ad aprile, quindi vedi, stai sempre col caldo, sempre 40 gradi, sempre 90% di umidità, però la cosa bella è che ti vedi arrivare un temporale, dopo 4 minuti esce il sole all'improvviso, quindi sì, assolutamente sì, infatti il nome nasce proprio da questa esperienza vissuta di persona, in mezzo al temporale all'improvviso esce il sole. Quindi anche da qui insomma è nato il nome di Another Sunny Day. Sì, Manuela, vedo che su YouTube c'è il video di Natisi. Sì, sì, sì. Quando è stato realizzato e come? Allora, il video di Natisi è stato realizzato qualche mese fa, perché è stato pubblicato ufficialmente su tutti i canali un paio di mesi fa, ed è stato realizzato a Roma con l'idea di dare un po' il senso di... diciamo questo è un brano che io reputo non proprio tipico estivo, anche se poi insomma è molto personale, no? I brani estivi non è detto che debbano essere per forza le hit pop del momento, no? E ho voluto realizzare questo video un po' in bianco e nero per il senso che ha appunto il brano, il testo, la canzone, e dargli comunque anche un po' un velo di sensualità, perché poi alla fine anche se il brano parla di una perdita, non è detto che una perdita non possa essere in qualche modo un viaggio, come dico sempre, nel tempo introspettivo, ma anche sensuale. Quindi insomma, la scelta è stata un po' questa. Vero, benissimo. Manuela, dove possono trovarti i nostri radioascoltatori? Allora, sicuramente su YouTube, dove sono pubblicati tutti i video, in particolare quest'ultimo. Mi possono seguire sicuramente su Spotify, dove sono pubblicati tutti i brani, sui social Facebook e Instagram in particolar modo, dove sono molto attiva. Bene. E quindi qui. Grazie Manuela. Grazie per questa chiacchierata, e adesso su Radio.Sud ci ascoltiamo Another Sunny Date con Natisi. Grazie Manuela per essere stata con noi, un abbraccio. Grazie a voi, grazie. In bocca al lupo. A voi. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Su Radio.Sud, notizie musicali, curiosità, gossip, cinema.